Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video Assassin's recensione. Era da tantissimo tempo che non facciamo questo video, scusateci se ogni tanto ci tocchiamo i capelli. Se sentite leggermente il ventilatore in sottofondo, ma raga, si muore di caldo in questa stanza. Io direi di iniziare subito. Abbiamo preso un po' di novità. Sì, alla fine che dobbiamo dire? Abbiamo preso un po' di novità di prodotti che non avevamo mai trovati nei supermercati, ovviamente perché noi abitiamo sulle montagne. E quindi abbiamo preso un po' di novità, ecco. Ok, io vai, pesca. Iniziamo dalla cosa piccolina. Ok, vai. Ho trovato il, ovviamente abbiamo messo tutto in frigo perché altrimenti, della Ferrero, il duplo al cocco. Io non l'ho mai provato. Provavamo quello bianco. Esatto, quello bianco, formato, sì, e quello al cioccolato fondente. Eccolo qua, mai provato, mai visto in circolazione e quindi non ci resta che assaggiare. Fateci sapere se anche voi l'avete provato. Buono, ci sembra. Sembra proprio lo stesso sapore. Sì, sicuro. Vai. Ovviamente dentro c'è tipo il wafer. Mi ricorda un po' anche lo wafer. Più lo hager. Però sento un retrogusto chimico. Solo io lo sento. Il cocco si sente, ma in piccolissime tanto, percentuali. Io sento più retrogusto, diciamo, sciroppato. Che proprio cocco. Questo cioccolato, cioè. Non ti lascia quel retrogusto strano? È il cioccolato? No, secondo me è il cocco. Che si è sciolto pure. Vabbè, comunque voto da 1 a 10, 5 e mezzo. Per l'impegno. No, 4. Sinceramente era molto più buono quello al cioccolato bianco. Era buonissimo. Beviamo. Ok, andiamo avanti. Vai, sì. Con Hanuta, eccolo qua. Vai. Questo qui è black and white, quindi io penso che sia tipo cioccolato fondente o cacao, qua all'interno di qualcosa tipo stracciatella. Brava. Sì, boh, sì. Non lo so. Comunque, eccolo qua, total black. Chissà com'è. Secondo me sarà. I miei preferiti erano quelli là, che sembravano tipo Kinder Bueno. Quelli lunghi. Quelli lunghi. Questo formato non si nessuno mette, cioè non ci sono nessuno. Quindi speriamo bene. Oddio che profumo! Vaniglia, che cosa? Capito. Eccolo qua. Ok, assaggiamo. Tipo stracciatella dentro. Buono. Non è secco, vero? Raga, buonissimo. Perché la crema dentro è morbida. Perché questo non l'ho messo in frigo. Però non è tipo secca, no. Bocca, ce ne sta. Non so che mi ricorda un po' gli olio. Per il momento questo è il mio formato preferito. Cioè questo gusto di questo formato è il mio preferito. Buonissimo. Veramente buono. La crema dentro mi piace un sacco. No, ma è morbida, è cremosa. Ah, latte, senti proprio il latte, vaniglia. Sembra tipo l'Oreo, ecco l'Oreo. Ma fatti, sembra tipo fatta preparata in casa. No, raga, buonissimo. Wow, ottimo. Uno. Uno solo. Infatti. Un 9. Anche a me, sì, 8 e mezzo 9. Ci sta. Ma spero non ci sia detta. No. Vai, prendi questi. Allora, io questi li volevo prendere, sono i Milka Brownie, nella challenge mangio per 24 ore solo prodotti Milka. Poi non li ho presi, ragazzi, ne ho visto e però li devo prendere. Mi piace questa cosa che sono tutte mini tagli, così subito proviamo, facciamo, adoro. Però non ci sia il vero. No, non c'è l'uetta. Altrimenti c'è solo il cioccolato dentro, brownie chocolate, altrimenti te lo riportavano vicino. Per forza. Eccolo qua, mi piace sta cosa che sono piccolini, mini tagli, adoro. Adoro. Non mi spira. Adoro, non mi piace. Ho finito. No.
Ok, vediamo. Avete presente il brownie proteico? Ma sembra che c'è l'alcol. Sta di chimico, va a morire. No, no, non mi piace. Mi stavamo dicendo. Si era scaricata la videocamera. La consistenza. La consistenza. No, era morbido, però è proprio il sapore, cioè proprio quel sapore chimico non piacevole. Ecco. Mi aspettavo qualcosa in più, sono sincera. No, il mio voto è 5, dai, mi 5, sì. Poi l'ultimo snack dolce e poi l'ultimo salato. Allora, Knoppers. Knoppers della Cork. Della Knoppers comunque al cocco. Io penso che sia cocco, latte, caramello e sì, cioccolato. Sì. Eccolo qua. Pure questo mai visto. Mai visto. Fatemi sapere se voi questi snack li avete già provati. Questo, senti l'odore? Meglio? Sì. Ok, vai, taglio. Si sta sciogliendo. Vabbè. Ecco l'interno. Vai. Assaggiamo. Vabbè. Caramello. Poco si sente, però non tanto. Però no, prevale di più il caramello. Sì, il caramello. Caramello insieme è equilibrato bene. Non è per quello buono dalla fiera, buono. Passo bene, dai. Mi piace. Buono. Buono, sto scendendo tutto. Il mio voto è 8. Veramente particolare, buono il cocco, non si sente tanto. Cioè, se scrivevano tipo solo caramello facevano prima, perché alla fine quello che prevale è il caramello. Rispetto al cocco, però devo dire molto buono, il mio voto è 8. Devo dire che per il momento i più buoni sono stati il mio Anuta e poi questo qui subito dopo della Knoppers. Per gli altri due niente di particolare. Anche io voglio bere. Finiamo ovviamente con uno snack che, salato. Sì, però non penso sia una novità. No, non è una novità, però noi non l'abbiamo mai provati. Io per questi l'ho presi. L'ho presi anche perché sono patatine senza glutine. Allora, è un pacchetto da 50 grammi BBQ, gusto salsa barbecue, amica chips. Olio di girasole. 50 grammi. 50 grammi. Sì, sì, no. Sì, no. È arrivata fino a quasi. Se, mamma mia, ma qua c'è un po' più. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, il salato. Prima non l'avevo mai provato. Poi sento un po' di forte. È un po'. Non è troppo pesante il gusto della salsa barbecue. Sono buonissime. Proprio la patatina è buona. Croccante. Ma non è pesante neanche la roba. No, immaginate questo formato però rustica. Mamma mia, raga. Oh, la qualità è proprio buona. C'è proprio la patatina buona. Stavo a fare di salato, ma indipendentemente lo devo prendere. Promossissima, perché raga, sapete che nei video assaggi non ci sono solo prodotti novità che non si trovano, ma anche un po' questi prodottini un po' sì, così. Per smorzare. Raga, che bene o male potete trovare anche al supermercato. Ok, tutto dai, sommato, tutto però sommato ci è andata bene. Forse è la prima volta. Sì, si sì, sentite di proprio di eclatante, però almeno ci siamo fatte due risate insieme, sì. E siamo stati un po' insieme, alla fine questo è lo scopo dei dopo video. Dopo tanto tempo, vabbè, il voto. A parte la degusta box, però era tanto tempo che non però facevamo un video assaggio, faceva ancora freddo in realtà. Ok, voto per Amica Chips.
8, vabbè, è classificato sicuramente. Sì. Ok, noi ci andiamo a registrare la seconda parte di questo video. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!